Malva, dal palco di musicultura al palco giovani del MEI è un palco diverso, ma comunque l'emozione penso sia più o meno la stessa, no? Sì, anche perché poi c'era tanta gente comunque ad ascoltarci, sentivamo il calore della folla, diciamo, erano presi bene, tra virgolette, e si sono divertiti un po'. Esci con l'Ane, il pezzo con cui avete chiuso la vostra esibizione qui a Faenza e il pezzo con cui avete vinto, siete risultati tra i vincitori e poi tra i quattro superfinalisti a Musicultura. Esatto. Un pezzo molto forte, molto ben studiato, ce lo vuoi raccontare un po'? Questo pezzo in realtà è nato per caso, perché non riusciva a trovare un ritornello per questa strofa che è quella attuale. E così, scherzando a pianoforte, è uscito questo ritornello, diciamo, monotono, che comunque è sempre lo stesso, ma che comunque ti entra in testa e niente, in realtà è più semplice di quanto sembri. Se volessimo riassumere la vostra musica in tre parole? Bella domanda. Indie pop emergente, non lo so. Però ci stai, azzeccata. Alla fine è azzeccata, infatti. Siamo al meeting delle etichette indipendenti, siete sul palco giovani dedicato agli emergenti, quindi, insomma, e poi avete spaccato con un pubblico che era invisibilio per voi. Grazie. Progetti futuri, cosa avete in programma oltre a questa partecipazione qui a Faenza? Beh, adesso vediamo con Sanremo Giovani anche quest'anno se riusciamo a entrare e poi adesso siamo chiusi in studio a registrare i nostri nuovi pezzi, poi a ottobre dovrebbe uscirne uno nuovo di singolo, ma per ora ci dedichiamo alla scrittura perché abbiamo bisogno di pezzi nuovi. Grazie mille, in bocca al lupo per tutto! Grazie.